Luccicava il sole a Milano quando uscì dalla volante. La luce era fluida sugli spigoli ispidi. Un cantante di strada sfregava la chitarra sul catrame e dall'altro lato un vecchio avvinazzato affermava: Ho fame! La polizia e altri uomini d'azione lo trascinarono via, verso la punizione sentenziata dalla pizia, il Palazzo di Giustizia. Il cubo di marmo cupo squarciava il suo cuore matto, incuteva quasi paura. Di questa umanità, sembrava dire, io sono la cura. Cedro ci lavorava in quel tribunale immacolato, malato, ma mai l'aveva visto come un ospedale, dove il processo è terapia per ciò che è stato. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Cedro lo sapeva. Quello là doveva essere un collega, ma il volto era in ombra e non vedeva una sega. Conservò la sua integrità, rispondeva a memoria, ma appena gli chiesero una deposizione pulita, raccontò la storia della sua vita. Thank you.
Dottor Cedro, lei non è un malato e questo tribunale non è un ospedale, non è giustificato da una vita grama di passioni distorte. Io la condanno a morte, per evaporazione. Da oggi le vivrà nella disperazione, nel lutto contrito di chi la amava, ma chi? E sulla bocca della gente, come pervertito. E mentre il grosso forno lo disperdeva in particelle elementari, Cedro rimase piuttosto perplesso. In quel volto illuminato da lampade spettrali, ora riconosceva se stesso.